Tesoro, praticamente voglio diffondere questa notizia perché mio fratello oggi pomeriggio è andato al centro Campania con gli amici. E praticamente niente, stavano cazzeggiando così nel centro Campania, tra una cosa e un'altra, si sono messi a mangiare e hanno trovato dopo per terra il portafoglio di una persona. L'hanno preso e dentro ci stava 1.500 euro. Praticamente hanno visto i documenti ed era di una persona musulmana. E niente, sono andati alla stazione, non so come cacchio si chiama, stazione di polizia o meno, comunque dove trovano gli oggetti smarriti. Praticamente hanno deposto l'oggetto e hanno rintracciato la persona che l'aveva perso e stava ancora nel centro commerciale che cercava il portafogli. Niente, praticamente questa persona si avvicina, ringrazia mio fratello con gli amici, dice si allontanano da dove hanno deposto l'oggetto smarrito. E niente, niente, ringrazia mio fratello e i miei amici e dice: "Guarda, vi voglio fare un regalo, visto che voi mi avete restituito i portafogli e siete delle brave persone, non mi aspettavo una cosa del genere, io vi voglio regalare metà di 1.500 euro, ve li dividete." Mio fratello e i miei amici non hanno accettato e niente, praticamente. Lui insisteva che voleva dargli i soldi, ha fatto va bene, se non accetta i soldi io vi voglio fare un regalo ancora più grande. Ha detto: "Non venite ai centri commerciali, soprattutto al centro Campania, ma ai centri commerciali in generale, perché vogliono attentare, cioè visto che vogliono attentare nel periodo natalizio, 24, 25 e 26, comunque tutto questo periodo natalizio, ha detto evitate i centri commerciali." Ha detto: "Questo penso che sia un regalo ancora più grande dei soldi." Comunque io non lo so se sia vero o meno, comunque sono rimasta pure un po' scioccata, pure i miei fratelli e i miei amici, io comunque voglio diffondere la notizia a chi conosco. A prescindere da tutto, o cioè, sta la persona se vuole andare o meno. Io mi sento il dovere di, se so una cosa del genere, di dirla, mo che sia vero o meno, io non lo so, però la voglio dire.